Tifosi rossoblù, eccoci nella voce dei tifosi di Potenza Trapani con il primo intervistato di nome Giuseppe. Paul. La mia prima domanda è: quindi cosa ti aspetti dalla partita Trapani Potenza? Ci aspettiamo tutti la partita della svolta. Chiaramente con il Trapani si verificheranno fino in fondo tutte le forze, le aspettative più che altro sia della squadra e sia di tutto l'entourage che circonda questo momento particolare a Potenza del calcio. Sulla carta è prevista una partita difficile, secondo te come preparerà questa partita Raffaele? Ma io non sono un grande esperto di calcio, però credo che la partita con il Trapani, oltre diciamo i fattori strettamente tecnici, sotto diciamo l'aspetto delle motivazioni, e credo che sia la squadra sia il tecnico, ma soprattutto il dodicesimo in campo, che il pubblico di Potenza, sarà determinante, e quindi credo che queste sono le caratteristiche più importanti, oltre al fatto chiaramente tecnico, a determinare il decorso della partita. Ultime due domande. E quindi, secondo, dopo questo pareggio con la Cavesca, ha rallentato un po' quindi l'andamento del Potenza. Cosa ti senti di dire alla squadra? Ma la squadra non sento di dire niente. Le partite con la Cavesca si sono sempre caratterizzate negli anni con episodi particolari, visto i trascorsi tra le due tifoserie, la vicinanza. La squadra ha tra le corde tutte le caratteristiche tali per fare una grande partita col Trapani, ma credo che diciamo l'unica raccomandazione, tra virgolette, se raccomandazioni si possa fare ai giocatori in questa partita, è quella di tenere basso il volume delle emozioni per affrontare la partita con la grinta e la determinazione che servono per questo grande incontro. L'ultima domanda, per questo match qual è l'arma in più del Potenza? Io ho sempre considerato l'arma in più del Potenza il suo pubblico, anche se la squadra quest'anno ha degli ottimi giocatori, però preferiscono non fare nomi, ma credo che il pubblico, come sempre, specialmente poi in casa, è l'arma in più. Quindi per la voce dei tifosi e con il primo intervistato è tutto, salutiamoci con un Forza Potenza. Forza Potenza. Forza Potenza. Tifosi rossoblù, anche la voce dei tifosi su Potenza Trapani infinita. E ci sono quindi delle novità da darvi. Allora, come avete visto, per la, diciamo, una delle poche volte quindi che è successo, abbiamo intervistato un solo tifoso. Questo però è accaduto perché? Perché quindi abbiamo fatto altre domande che troverete all'interno del giornalino, che è online. Online o verrà consegnato allo stadio. Comunque, o verrà consegnato allo stadio mercoledì sera in occasione di Potenza Trapani, o online sul sito Potenza Communication. Su Facebook. E il giornalino è proprio Potenza Communication. Lì abbiamo intervistato altri tifosi, quindi ci sono domande che sembrano simili, però comunque le risposte sono diverse, sono le varie opinioni quindi dei tifosi. Quindi vi lasciamo sempre con un sempre Forza Potenza. Forza Potenza. Dai.